Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Stavo controllando stamattina e non state guardando questi Vlogmas. Magari l'anno prossimo proviamo con i weekly Vlogmas e vediamo un pochino, magari va meglio. Comunque, oggi è 9. Ieri abbiamo fatto il video degli assaggi degli snack americani insieme a Chiwon. Poi ieri sera sono state in videochiamata con i miei genitori e stavo facendo le crepe. Perché ho detto, perché no? Volevo le crepe. E quindi stamattina ne ho qua anche da parte, che le devo riscaldare. Allora, mi tolgo tutti questi patch che mi sono messa per i brufolini. Praticamente sono così sottili che ogni volta non riesco a trovarli. Facciamo un po' di skincare mentre vi racconto un pochino. Vi ho spiegato la situazione che è successa insieme al signor Winnie. E adesso noi è un pochino che non ci vediamo perché io sono stata occupata appunto col fatto che devo stare con Jenna. Tra l'altro PS, mi avete chiesto se Jenna se ne va per sempre oppure se poi tornerà. Ovviamente tornerà, però lei non vive qui, ha il suo lavoro, insomma la sua famiglia, le sue cose che deve fare anche in America, quindi giustamente ok che viene spesso, però poi se ne deve anche andare, quindi ovviamente poi tornerà, non so bene quando onestamente, però vedremo. E quindi appunto sono stata occupata, lavoro, amici eccetera, idem lui, e oggi ci vediamo. Però che cosa gli ho detto? Gli ho detto non andiamo a fare qualcosa, vediamoci un caffè e parliamo un pochino di questa situazione, ce n'è da parlare. Quindi io attualmente sono un pochino frustrata, è fortunato che mi sia passato il ciclo e quindi non sono più così tanto emotiva, perché altrimenti non so come avrei vissuto tutta questa esperienza oggi. Però appunto staremo a vedere che cosa ne uscirà fuori, sicuramente riusciremo a capirci, perché lui è una persona che si mette, che ascolta, che cerca di capire, è molto intelligente fortunatamente, però ha il problema di tutte le persone troppo buone, che è un po' un bamboccione, e quindi bisogna stargli un po' a spiegare le cose. Però le sue intenzioni sono sempre buone. Noi dobbiamo vederci per le 4, viene qua vicino perché gli ho detto ovviamente io devo finire di lavorare, quindi è meglio così. Quindi ora cerco di finire di montare il video, di preparare anche qualcosina per pranzo. E ieri sera tra l'altro mi sono messa a pulire tutta casa, proprio perché Jenna ufficialmente se n'è andata, anche se stasera dovrebbero tornare perché dobbiamo fare l'albero di Natale e volevo farlo comunque con loro. È un alberello piccolo, l'avete visto quello che ho comprato, quindi letteralmente ci metteremo 20 minuti forse. A questi giorni sto usando questo, vediamo se riesce ad eliminare un pochino, vedete tutte queste macchie. E quindi insomma oggi giornatina bella intensa. Ovviamente dovrò mettere a posto anche tutta quella parte appena Jenna toglie anche le valigie eccetera eccetera. Qua intanto ha liberato gran parte appunto dell'armadio, quindi ho cominciato a rimettere un attimo gli asciugamani, insomma le cose che avevo tolto. Quelle sono le cose che lascerà qui, queste vabbè sono tutte cose che devo ancora prendere. Qui stavo iniziando a fare la box con le cose di fidanzato per Natale, perché lì ho insomma un po' di roba anche in quella busta che devo iniziare a capire. Ma in realtà poi voglio sistemare tutto quanto bene insieme a voi in un altro vlogmas dove facciamo anche i pacchettini regalo. Devo ancora comprare il resto degli snack, che volevo far provare qualcosina ovviamente. Faremo tutto, avremo tempo di fare tutto. Intanto metto queste cose nella box così non mi dimentico. Ah, vi faccio vedere anche che qua ho un attimo rinnovato, ho messo la cosa degli occhiali. Poi ho ritrovato tutti i pin che stavano sulla mia borsa, che pensavo di aver perso. In realtà stavano sotto i vestiti di Jenna, perché si vede che erano rimasti nell'armadio. Anche questa qua di tutti i miei ragazzi, che bella, questa spilla è bellissima. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, sono uscita, in realtà è già tornata e abbiamo parlato, abbiamo un attimo chiarito la situazione, quello che c'era da chiarire. Siamo andati un attimo da Daiso a prendere delle cose e Jenna sta venendo qui con G1 per stare insieme per cena e fare l'albero.
Finalmente, forse prima un po' questo albero vedrà la luce del sole. Devo finire di lavorare per il video, quello degli snack che avete visto. In realtà volevo anche aggiungere i sottotitoli, quindi doppio lavoro. E poi mi sono ritrovata questo pacco che apparentemente è per me, però io non ho ordinato. Non so cosa sia. In più appunto ho le cose di Daiso, tra cui il rotolo qua dello scottexino. Alcune cose che ho preso per fare i pacchetti regalo che mi mancavano. In realtà mi sono scordata altre cose, ma farò finta di niente. Poi mi servivano i miei Kleenex. Questo che non so se ho preso la misura giusta. Questo per pulire il bagno. Due spugne dei piatti. E il signor fidanzato mi ha comprato questo qua, che è il dolcetto quello a pisciolino. Non potete capire quanto è buono e ha anche dentro la crema. Vediamo, apriamo questo pacchettino. Scopriamo cosa c'è dentro, ripeto, non ho idea. Ah, ok ragazzi, ho capito che cos'è. Questo è per Alessia. Ha ordinato due album degli Atiz. No, morta. Qua ci sono le photocard. Vediamo chi ha preso. Qua vedo già il mio prefe. Ragazzi, i miei prefe. No, lasciatemi. Comunque, è solo le mie amiche hanno botta di kill per queste cose. Io mai. Cioè, se ordinassi questa cosa per me, non uscirebbe mai. Ora le mando tutto. Scrivo anche la lista delle cose che ci servono da cucinare stasera per Jenna. E mi rimetto subito al lavoro. Ok, today is our... With the fucking socks. Today is our Christmas party. And we brought some supplies. Santa wine. And Ilaria, we have a small Christmas present for you. Ding 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 ding. Look. Che cos'è? What is that? It's milk and cookies for Santa! Yeah. Oh no! Benino! Thank you! Yeah! Dinner is gonna be good. Okay. Yeah, some steak. Che bella questa! Yeah, it's a good one, right? This one is amazing. Yeah, yeah. The salad. Yeah, whatever. For yeah. The, you know, the mushroom. The mushroom. And then? Perfect. Did you make the rice? Yeah. Okay, perfect. What? See? Your face. Oh my god. Ami. Hanno comprato questo vino. Guarda che carino! E gli serve il cavatappi perché ovviamente non ce l'ho. Chi ce l'ha? Non io. Quindi andate da Daiso, dai. Let's go to Daiso. Io sto ancora editando il video. In teoria dovrebbe uscire alle 22. La cosa bella del fuso è che... Anzi, vedete niente. Ecco, sono 21:10. La cosa bella del fuso qui è che posso editare il video praticamente tutto il giorno, perché poi ho tipo 7 ore in più rispetto a voi. Forse adesso 8 perché c'è l'ora legale. Vabbè, comunque mi sono scordata di farvi vedere una cosa magica che Jenna odia, infatti adesso gliela farò vedere. I miei calzini con le dita, io li amo, sono troppo comodi, cioè vi fanno il piede che sembra un rettangolo, però li amo. Quindi ora tornano e organizziamo la nostra cena. Comunque fa troppo strano vedermi truccata, ve lo dico. Sono... è tipo una settimana che non mi trucco. Ci mancava, perché poi anche per il video, nel senso, ogni volta c'ero io sfattissima. Anche meno. Ce l'ho fatta, video finito di editare. Adesso spero si salvi e che si carichi molto in fretta. Per fortuna il wifi che ho in questa casa, e che tra l'altro mi ha aiutato G1 a mettere originariamente, è super veloce, quindi dovremmo farcela. Comunque vi volevo far vedere il regalino che mi ha portato il signor fidanzato prima. Qui c'è un po' mezzo problema perché io non sono bravissima con le piante, gliel'ho detto. Io ho detto, non è che ho proprio il pollice verde, quindi perdonami se dovesse succedere qualcosa a questa piantina. E mi ha spiegato che ha fatto una lunga ricerca per questa piantina, perché significa perdono e quando sboccia, insomma, dovrebbe essere tutta viola. Per ora sembra, gli ho detto, sembra una cipolla rossa. Però poi dovrebbe venire, vedete, così viola, che ovviamente tutto torna, perché è il mio colore preferito, uno dei miei colori preferiti, la piantina appunto del perdono, eccetera, eccetera. Poi io l'ho detto, io devo pure partire, cioè, lui ha tutto... lui è sempre molto carino, però ha queste cose col tempismo che un po' ogni tanto sbarelliamo. Però qui dietro ci sono tutte le informazioni, in teoria, su come tenerla, come non tenerla, dai 5 ai 20 gradi. Dare l'acqua. Qua mi ha detto ogni 3-4 giorni e non deve stare troppo alla luce. E in più c'è anche questo piattino, mi ha detto, quando vedi che
l'acqua che gli dai esce sul piattino, va bene, basta. Poi è andato dalla fiorista e si è fatto incartare tutto quanto. Ripeto, io non sono proprio capace con le piantine. Su questo ripeto da mia madre, ciao mamma se stai guardando questo video. Diciamo non abbiamo proprio questo grandissimo appunto pollice verde. Però ci proverò perché appunto mi ha detto che quando sboccia è molto bello. Ripeto, per ora sembra una cipolla. Vediamo un attimo. Okay, you ready to cook the dinner? Oh, ah, grazie! And did you see my wine? Did you see my wine? I'm so sad to be leaving. Oh my god, so cute! She's already been redecorating. I'm leaving and she's already redecorated. Look, this wasn't here before. What the fuck? And replace all my stuff with the towels. She's been waiting for me to leave. I know. Why? I don't know, because I'm the best roommate, but... Betty, I love you. I'm gonna miss you! But I'm coming back soon. What? Oh, okay. I don't know. What do I do? Guardate che carino! Riso, funghi, carne, cipolla, salsina. How do we say this one, Juan? Samjang. Samjang, okay. But this is the bean one? Yeah. Okay. Questo qua è i fagioli. Salsina e olio di sesamo. Cosa è quello? Whiskey, what is that? Whiskey? Mm. Whiskey. E ora ci guardiamo Bad Moms Christmas. Mi ero scordata quanto è divertente questo film. Comunque Giovanni mi ha portato questi. Chi ha visto il video di ieri capirà. Vedete, questi sono quelli che ci sono in Corea. Mi ha preso l'altro gusto però. Okay, now we're gonna take Ami outside. The baby is sleeping a little bit. Ami. No, it's not Ami. The baby is not Ami. The baby is Jiwon. Ma io non ce la faccio. Allora, a parte abbiamo visto il video tutti insieme. Non mi ero accorta se io devo un pezzo di faccia. Yeah. Vabbè, comunque vabbè. He thinks he's famous! Ora è tutto nella sua era di... È un idol, che cos'è? No, yeah. No, se vedete adesso non è niente. Ready? Purtroppo. Debut! Hey guys, I'm back! Yeah! Io non ce la faccio, non lo so perché a noi. Ma cosa succede? I'm Korean now. Yeah. You. Ma dove sono le mie gorline? Yeah. It's perfect. Do the Christmas. Io devo mettermi queste. One, two. Yeah. Wait, this way. Okay. And turn around. Yeah. Everybody. Yeah. Oh yeah. Vabbè, facciamo quest'albero perché la vedo lunga, eh. Oh. Okay. Yes, okay. Put the last one. Okay. Yeah. Yeah. One, two, three. Yeah. Oh. Wait, who put it? Someone. You put it upside down, right? Wow. Oh no, it's falling. Maybe that's it. It's falling apart. No, no. Literally my life. La mia vita è come questa. My gold chain. Che carina. Come fa a sapere? How can you know that? Oh, because in Spanish it's the same. Che carino. No. Okay, do you want to start putting the balls and the stars? See you. What is called Italian? Happy Christmas. Buon Natale. Buon Natale. Good job. Yeah. Good. Yeah, so cute. Yeah. Wow. Mommy. Oh. Yay. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Buon Natale. Buon Natale. E anche la giornata di oggi è andata. Sono un po' lessa, devo essere onesta oggi, perché è stata una giornata intensa. Ho fatto un sacco di cose, ho incontrato tante persone. Praticamente oggi ho incontrato quasi tutte le mie persone preferite. E non vi ho fatto vedere la piantina del signor fidanzato alla fine, come l'ho sistemata. Vediamola. Intanto qua ho finito anche di pulire tutta la mia cucina. Cioè, dovete sapere che pulire mi rilassa proprio. Qua c'è
la signora piantina l'ho inviata a mia madre e anche lei mi fa: ma che cos'è, una cipolla? E vabbè ragazzi, io poi ho provato a mettergli l'acqua. Questo qui è il nome della piantina, se avete suggerimenti. Si chiama Jacint, penso sia il giacinto in realtà. Può essere il giacinto, cerchiamolo. No, perché vi giuro, mai nella mia vita mi sarei aspettata di avere una pianta. Ragazzi, è il giacinto! Eccola, ma è bellissima! Devo ancora struccarmi, devo farmi la doccia, sono le 2:28. Prova visiva, quindi come vi ho detto appunto adesso mi strucco e vado a dormire. Noi ci vediamo direttamente alla giornata di domani che vi annuncio. Non ho proprio idea, cioè oggi proprio non avevo idea. Domani proprio 0 di 0 di 0. Staremo a vedere come sempre giorno dopo giorno. Per ora un bacio grande. Spero questo video vi sia piaciuto. Circondatevi sempre di persone che vi vogliono bene, a cui volete bene, che ricambiano il vostro affetto. E spero abbiate passato una bella giornata. Ciao.